Ale? Mamma mia, che subito primo piano del pacco. Buongiorno a tutti. Ciao Crazy Cry. Sì, così a sorpresa, ma è questa una delle peculiarità di questo canale, cioè essere a conoscenza del fatto che può saltare fuori una live da un momento all'altro, un po' imprevista, ma mi fa enormemente piacere il fatto che voi lo sappiate e che quindi siate sempre sul chi va là. E presenti nel momento in cui la live effettivamente parte. Ciao Miloz, ciao ostia Madonna che vedi mia, stiratore, ciao 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 Angelo, Vero, Xenmas, Pizza, Marco, Bondito, Tona, hai già parlato dell'Xbox Showcase? Sì, e grazie a Xenmas per l'iscrizione. Ne ho parlato, boh, mi sembra in settimana. Tra l'altro, sì, parlo di stiraggio, ma a dire la verità, ha stirato quasi tutto la Erika stamattina. A me sono rimaste solo le briciole, briciole. E quindi credo che stirerò ben poco e dopo vediamo di proseguire la live con chiacchiere più varie. Bene, finalmente riesco a seguire una live. Ciao Vin. Buonasera e buona domenica. Buonasera a te. Wow, cazzo! Wow, cazzo, esatto. Chi è stato? Ah sì, quella di Xenmas di prima. A me è garbato molto, mi ha messo voglia di riprendere a giocare di più. Infatti mo vado a giocare a Ori. Allora, a me è piaciuto, per riassumere quello che dicevo l'altra sera, anche a me è piaciuta molto a livello di conferenza e diciamo che a sottolineare il fatto che mi sia piaciuta la conferenza, vi dico che mi è piaciuta nonostante gli annunci che hanno fatto appunto durante lo showcase non mi interessassero più di tanto. A livello di proprio conferenza, sicuramente l'occasione che più mi è piaciuta di questa sottospecie di E3 2024. A me, per esempio, mi ha convinto a rifare il Game Pass. Ecco, non a quel punto, ma al punto tale da riattivare. Adesso a me scadrà il mese prossimo, se non ricordo male. Sì, tra fine luglio, ma metà luglio mi pare. Non lo rifarò sicuramente, anche perché non avrebbe senso farlo adesso, visto, cioè farlo a metà luglio, visto che comunque sarò ancora nel pieno del lavoro. Pre-ferie, poi ci sono le ferie, quindi eventualmente ne riparliamo da boh, settembre in poi. Ma a dire la verità, è molto più probabile che lo rifarò l'anno prossimo, nel momento in cui dovesse uscire Indiana Jones, che è l'unico titolo che, nonostante, diciamo, graficamente, da quello che si è visto finora, non mi fa impazzire, è l'unico titolo della parterre Xbox che vorrei quantomeno provare. Quello sì, a meno che nel frattempo dovessero uscire, escano sul pass dei titoli che volevo giocare tantissimo e che non avevo ancora comprato o giocato. La reputo abbastanza improbabile come cosa, ma mai dire mai. Sì, sono vivo, Vincenzo, sì, sono molto latitante ultimamente a causa di impegni lavorativi che francamente mi lasciano o pochissimo tempo libero o pochissime forze o entrambe le cose. Quindi diciamo che cerco di fare il più che posso. Era un po' di tempo che non si vedeva una conferenza così interessante. Sì. Si va in live a Lea Lupo. Causa trasloco, non ho visto assolutamente nulla di queste conferenze, solo letto titoli e articoli. Allora, in diretta io ho visto solo quella di Ubisoft, che sapete cosa mi ha ricordato? Una conferenza Ubisoft, cioè proprio con tipicamente quei 4-5 giochi da presentare spiegati in una maniera, secondo me, fin troppo approfondita e con video di gameplay esagerati. Dal punto di vista proprio delle tempistiche a livello di conferenza, secondo me esageratamente lunghi, però ripeto, puro stile Ubisoft. Meno male che tra poco vengo su a farti un po' di coccole, si vede che ne hai bisogno. Ti ringrazio, Vincenzo, e la risposta comunque è sì. Ciao,
Dragon Age imbarazzato. Ciao Marco, saluti dal mare, stronzo. Come andate al raduno? Mi è dispiaciuto non esserci. Sì, sei veramente ignobile per non esserci stato. Il raduno è avvenuto proprio ieri sera, ieri nel tardo pomeriggio, e come ogni anno si è rivelato essere divertentissimo, nonostante la, diciamo, la scaletta del raduno ormai sia collaudata e reiterata. Quest'anno è stato abbiamo rifatto le stesse cose degli altri anni sostanzialmente, però è stato tutto molto divertente. Anche all'aperitivo, quando siamo arrivati in un locale di Cremona a 5 alle 6 e mi hanno detto ciao, siamo in 20, no, eravamo in 18 al momento, siamo in 18, possiamo unire i tavoli? Eh no, figa, eh no, apriamo alle 6, ostia, mancavano 5 minuti, comunque, ci sta, nonostante la cameriera avesse la maglia dell'Albania. Diciamolo, al video di Gears siamo diventati tutti barzotti e nostalgici? No, ti dico la verità, non sono stato né l'uno né l'altro, diciamo che mi è tornata la curiosità su Gears of War, ma per capire questo nuovo capitolo che tipo di Gears of War sarà, se sarà un Gears of War vecchia scuola da 6-8 ore, spara, o uno come gli ultimi due, soprattutto il 5, che ho reputato una veramente un'offesa nei confronti non solo dei fan della serie, ma anche nei confronti della serie stessa. Vedremo. Ne ho già parlato a sufficienza. Perché nascondi il pacco con la tavola da stiro? Perché la tavola da stiro è l'unica cosa in grado di nascondere questo pacco veramente ingombrante. Alla fine quanti eravate in totale? Eravamo in 21. Perché è l'unica cosa grande abbastanza da nasconderlo, esattamente. Buon pomeriggio, Ricky. Passo per un saluto al volo a te e a tutti. Buona domenica. Grazie, Ricky. Spero tu stia meglio, che ti sia ripreso da tutti i tuoi vari acciacchi da uomo anziano. Quindi, aperitivo con cameriera abbastanza antipatica e che ovviamente dimostrava la sua antipatia sfoggiando, come dicevo, questa maglietta dell'Albania. Calcolate che il 90% delle persone che già si erano appostate lì alle 6 di sera era per occupare un tavolo e guardare la partita dell'Italia alle 9, no? Quindi arrivare e trovarsi la cameriera con la maglietta dell'Albania mi è sembrato abbastanza di cattivo gusto, ecco. Poi, una cosa strana è che, tra l'altro, parlandone con la Erika stamattina, visto che in genere se usciamo alla sera siamo o io con dei miei amici o lei con amiche, colleghe, eccetera, una cosa che assolutamente non mi era mai capitata in vita mia era andare in un locale, ordinare quello che volevi bere e di pagare subito, cioè subito prima che ti venisse portata la roba, evidentemente perché Cremona, che è una città ricca di turismo e ricca di forestieri che vengono a cagarci il cazzo, ci sono anche dei forestieri che vengono, ordinano e poi scappano, bastardi. E quindi si paga subito, prima di consumare. Vabbè, prima volta in vita mia, e parlandone con la Erika, anche lei diceva, ma tacci che quando sono uscita all'inizio di questa settimana, le è capitata la stessa identica cosa, e anche lei c'è rimasta di stucco. Ciao Beats. Hai già dato un occhio al gameplay di Assassin's Creed Shadow? Figa, Dio, ho detto che ho visto la conferenza Ubisoft dal vivo, compresa quella parte lì, e quella parte lì interminabile, appunto, come tutte le altre sostanzialmente, dei giochi presentati da Ubisoft, mi è bastata per dire no grazie Assassin's Creed Shadow, mi ha proprio rotto il cazzo, già il gameplay trailer, figuriamoci il gioco in sé, ma a prescindere non è che nutrissi particolari speranze per Shadows, ma ripeto, non per colpa di Shadows ovviamente, proprio per colpa mia che non riesco più a giocare a giochi del genere, a maggior ragione un Assassin's Creed. Il mangia e scappa nel 2024 mi mancava, esattamente. Quindi siete stati lì, io ho preso una birra, un'Icnusa media, 5,50 euro, io
un altro e altre due, eravamo in quattro che avevamo questa birra. La tizia passa da me con il POS. Dunque, tu cosa hai preso? Io ho preso un Ichnusa. Ah, qua me ne risultano quattro. Sì, gli ho detto, figa, avrò la panza, sarò alcolizzato, ma non le ho prese tutte io, ne ho presa una. Ah, perché qua mi dà il totale, sono 22 euro, diviso 4, diviso 4, e ho detto sono 5,50 euro. Figa, mi ha guardato Parco Diaz come se fossi Stephen Hawking, Cristo. Cioè, puttana, figa, fai anche la cameriera, ostia di un minimo di matematica, di aritmetica, anzi. Vabbè. Comunque, a parte gli inconvenienti con la... Però il livello alcolico fornito all'aperitivo è stato sufficiente per il livello di ilarità generale. Beh, quello certo. Scusa, non avevo sentito che avevi visto la diretta. Comunque condivido, esatto. Un vero matematico al tavolo. Male! Buona domenica, Belon. Buona domenica a te, Stefano. Stefano, figa. Altra colonna portante della serata di ieri sera. Grande Stefano. Grande Ste, l'uomo sprezzante del pericolo che a San Peter lui e Svet hanno dimostrato di avere le palle cubiche andando sulla giostra, una delle probabilmente due giostre più terrificanti di Cremona. Proprio lo sprezzo del pericolo fatto persona. Stefano May, altresì detto Rambo. Ma ok. Fammi indovinare, ventenne, no, il cazzo ventenne, era decisamente più grande. Comunque, raduno, ahimè, già passato e si ritorna alla vita normale, ed eccomi qua infatti a stirare. Tu sei stato su qualche giostra, ma naturalmente figa. Ieri sera ho fatto il mio giro annuale sul Polipo, in compagnia dell'uomo che sapeva troppo, il buon Marco. Tra l'altro eravamo già stati assieme sul Polipo e lui si ricordava fosse il 2017, quindi io fresco padre sono andato sul Polipo con un essere barbuto e ieri ho riproposto la cosa. E poi un bel giro sulla giostra dei pirati, dove dei figli di puttana, di cui alcune presenti qua ora, ma dai, vieni nella gabbia, solo che per entrare in quella gabbia lì avrei dovuto io essere Rambo o essere un cazzo di nano, quindi ho detto no grazie e mi sono seduto in punta, in prua a questa barca che oscillava ed era da esattamente, secondo me, approssimo per difetto, e secondo me erano 25 anni che non andavo su quella cazzo di barca. Ed erano 25 anni, ed è 25 anni che la barca è così, quindi spero che ogni tanto venga revisionata, però è andato bene, è andato tutto bene. Aspettiamo un nuovo video, saluti alcolici, esatto. Quanta roba ha mangiato Roby? Beh, in maniera abbastanza importante, ecco. Soprattutto ci ha già dato delle belle prestazioni all'aperitivo, quando la tizia ci portava da mangiare insieme alle bevande, quindi lui si è subito strafogato, e poi quando ha sentito che durante la partita che c'era ieri, Spagna contro, non ho idea, credo Croazia, ma potrei dire una cazzata, praticamente hanno fatto una sorta di happy hour, quindi hanno preparato, non so, erano delle polpette di merda, qualcosa, ho visto la sua reazione, è stata una scheggia nell'alzarsi dalla sedia e andare a recuperare più cibo gratuito possibile. Marco, ti vogliamo troppo bene, abbiamo pensato di starti appiccicati nella gabbia. Sì, tutte cose, invece voi bastardi mi avete lasciato lì come un essere solitario, come un vecchio lupo di mare sulla punta di questa barca a subire le onde della vita. Bene. Bravo genio, bravo, in punta penso avrei sbroccato il mondo. No, figa, tranqui. Ma figa, ma no. Guardate che le giostre che danno uno sbocco sicuramente più, come dire, certo, sono ben altre.
Buonasera Bloodylicious, buonasera, bentornato. E quindi siamo stati lì al Luna Park fin verso, boh, cos'era, mezzanotte e mezza, poi ci siamo diretti, siamo tornati verso le nostre vetture e siamo tornati a casa. Per l'una ero a casa, va bene mamma. Domanda, continui a collezionare videogiochi fisici nonostante il Game Pass e simili? La risposta è sbagliata, o meglio, la risposta è no, ma perché la domanda è sbagliata? Non mi sono mai definito un collezionista, semplicemente tenevo in casa i giochi che giocavo. Non un collezionista, per me è uno che va alla ricerca di qualcosa di raro, va alla ricerca del completamento di un qualcosa, cosa che io non ho mai fatto. Comunque per rispondere parzialmente alla tua domanda, no, da quando c'è il Game Pass, da quando c'è il PlayStation Plus, ma a dire la verità, da quando c'è Switch. Switch è stata la console che mi ha insegnato più di tutte probabilmente all'utilizzo del digitale, soprattutto del digitale con giochi acquistati. La maggior parte dei titoli che ho comprato per Switch, indipendentemente dal fatto che fossero indie o giochi un po' più ciccioni, sono comunque stati acquistati in digitale. Ok. Rate miglior giostra il canguro. Ah, ok, quello che avete fatto voi. No, quello lì proprio non mi attira per un cazzo. Che bella la maglia di Mario, dove l'hai presa? Me l'hanno regalata dagli amici anni e anni fa. Zalele, per la precisione. No, non va bene, il coprifuoco era mezzanotte, niente motorino. Ok, e ti tolgo il Nintendo. Vale. Va bene. Bene, 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 bene. Quindi, accantonato anche, purtroppo, quest'anno il raduno angolare con Fera de San Peder, cominciate a tenervi sull'agenda liberi per più o meno la metà di giugno 2025, perché sicuramente riproporremo una nuova edizione. Allez, allez! Ale, ale. Tra l'altro ieri sera, parlando con i commensali, sono stato, e finalmente possiamo anche parlare un po' di giochi giocati, sono stato continuamente schiaffeggiato da dei diavoli tentatori riguardo giochi da giocare, giochi da recuperare, giochi da cominciare. E vi faccio un breve aggiornamento sulla situazione, però prima figa, voglio finire di stirare, che mi rimane solo sta camicia qua di figa, e poi mi sposto perché qua non sono poi così comodo a leggere i vostri messaggi. Un po' di messaggi dagli ascoltatori. Dai figa, fate interagite un po', intanto che servono 5 minuti. Anzi, forse meno, e poi ho fatto. Dopo passiamo ai giochi giocati in quest'ultimo periodo, terminati e, diciamo, in parte ripresi. Le. Oh, le. Figa, le camicie sono sempre un dito nel sedere, comunque. Questo ve lo posso assicurare. Bene. Hai già iniziato con i gelati? Beh, posso anche tranquillamente dire di non aver mai finito. Hai già puntato il prossimo gioco? Figa, ho detto, ve ne parlo tra poco. Comunque sì. Ecco fatto, allora facciamo questa sorta di... Vabbè, tanto le camicie le metto su io, quindi se anche non sono precise, sappiamo chi incolpare. Cosa ne pensi del remake di Silent Hill 2?
non ne penso assolutamente nulla, semplicemente posso dire che quello che ho visto, cos'era, durante, non mi ricordo quale conferenza, forse era lo State of Play, non mi ricordo, no, forse ricordo male, mi aiuterete voi, non mi ha fatto impazzire, anzi, mi sembrava piuttosto bruttarello da vedere. Tutto sommato, però, c'è anche da dire, ostia puttana! Devo rimanere qua perché ho fatto la... sono connesso con il cavo. Se stacco il cavo, cioè se mi metto in wifi ovviamente perdo tutto, però Cristo, vabbè, andiamo di fare una roba di questo tipo. Sì, era lo State of Play, ecco, dicevo, non mi ha fatto impazzire quello che ho visto e... pardon? E soprattutto io parto un po' prevenuto, non essendo mai stato un amante di Silent Hill, di conseguenza anche un eventuale remake che porta più o meno il gioco ad una grafica pseudo attuale, comunque non ha poi così tanta presa su di me. Acerbi e Ghiaccioli, quanto saranno arrivati quest'anno? 8 euro? Sì, può essere, comunque quest'estate sicuramente vi terrò aggiornati sull'evoluzione dell'andamento dei prezzi dei gelati, sia confezionati sia industriale, sui industriali, eventuale inflazione e crisi del mercato, che comunque non sta subendo grosse crisi. Allora, dicevo, giochi giocati, ma la bomba c'è a Cervia, Emilio Ghiacciolo Romagnolo. Allora, io non ho mai capito questo amore per i ghiaccioli, cioè se c'è lo mangio, figa, ma è un blocco di ghiaccio con dell'acqua, con dello sciroppo chimico che sa di qualcosa. Ok, quindi se devo scegliere qualcosa di rinfrescante, eccetera, preferisco il gelato, ostia, non il ghiacciolo. La bomba Cervia c'è, miglior ghiacciolo romagnolo, oddio, è un ghiacciolo, figa, è un ghiacciolo. Ascoltate, mi voglio spostare da qua, adesso passo al wifi, se cade la linea sappiate che torno immediatamente, ok? Grazie. Facciamo così e facciamo cos'ha. Ah, eccolo lì. Riconnessione. Prova. Sa. Prova. Datemi un cenno di vostra presenza, per cortesia. Un bel pane, dai. Sì, figa, quando ci siete però, per cortesia, un minimo di riscontro, grazie. Siamo tornati oppure no? Allora. Io vedo che qua è come se non si fosse mai interrotta. Però mi sembra anche di parlare da solo come un deficiente. Tanto l'ho scritto sul gruppo, qua non vedo. Ok, tanto Bez. Sì, ci sei, figa, ostia. Madonna santa, ragazzi, figa, ma datemi un segnale, no? Zio canta. Boh. Ok.
Per la chat basta fare F5, grazie. Sei online, grazie mille, grazie per il riscontro, che è arrivato un po' tardivo, però è arrivato. Allora, non si aggiornava la chat, abbiamo scritto tutto il tempo, immagino, figa. Arrivo. Eh sì, ci vuole. Non si tornava la strada, abbiamo scritto tutto il tempo. Va bene, dai, bentornati. Di cosa stavamo parlando? Ma no, ma che rumori sinistri, sono semplicemente gli uccelli, figa. Ok, allora, rumori sinistri. Dunque, stavamo dicendo che a livello di... Ditemi voi, prima di tutto, qual è stato l'ultimo gioco di cui parlavamo in live? Perché io ho un'idea, però non voglio fuorviarvi. In diretta dall'Oasi di Sant'Alessandro. No, ho capito. Silent Hill. Ma no, cazzone, non in live oggi, figa. Nelle live precedenti, perché non mi ricordo dove vi avevo lasciati a livello di giochi giocati. Perché... Ah, Silent Hill 2 era una domanda. Mario troppo difficile si può essere, infatti. Immaginavo che fossimo arrivati proprio lì. No, Mario troppo difficile, Origami King, che cazzo dici? Il nuovo Doom non ti solletica il Demon Slayer. Allora, ne parlavo con Miloz qualche giorno fa in chat audio. Il fatto è questo. Quando è uscito Doom del 2016 è stato un amore a prima vista. Mi è piaciuto tantissimo rigiocare un gioco con delle meccaniche, se vogliamo, con una struttura di base piuttosto antiquata, perché era chiaramente in parte un omaggio a ciò che Doom ha rappresentato a livello di innovazione nel campo degli FPS, riportando in auge delle meccaniche vecchie, riscoperte in tempi moderni. E mi è piaciuto tantissimo. Quando è uscito Doom Eternal, che io ho provato a cominciare almeno 3 volte, io non ho niente contro Doom Eternal, ma quella sete, diciamo, quella voglia, quella necessità di rigiocare un gioco con delle meccaniche di quel tipo lì, io lo faccio ricondurre al Doom del 2016. Non ho più sentito l'esigenza di rigiocare un gioco di quel tipo lì. Quindi capisci che non avendo mai trovato particolarmente necessario farmi uscire dopo 2 o 3 anni il Doom Eternal, e non avendo avuto voglia di portarlo avanti, non ho nemmeno tutta questa voglia di rigiocarmi anche un altro capitolo che, per quanto possa essere più, come dire, originale, riportando il contesto in epoca, diciamo, medievale, insomma, non ho voglia di rigiocare un altro Doom. Lo sto platinando Assassin's Creed Origin su console. Su PC ho da finire la collection di Metal Gear, ma non ho più sbatta di star seduto al PC per giocare. Ci sta. Quindi vi avevo parlato della mia poca propensione a dover terminare per forza l'ultimo livello di Super Mario Wonder, che ho reputato di una difficoltà astrale, ma avevo fatto il ragionamento che se anche l'avessi portato a termine, non mi sarei comunque sentito fiero di me stesso, perché i tentativi erano già talmente tanti, quelli che poi mi hanno portato ad abbandonare quell'ultimo livello lì, quell'ultimissimo livello lì, che ho detto, se anche lo dovessi finire, è semplicemente per buco del culo, non perché sono diventato il piccolo grande mago dei videogames. Ok,
quindi ho detto passiamo ad altro, ma senza nessun tipo di timore in merito. Probabilmente avessi avuto ora 25 anni, sicuramente mi sarei incancrenito di più per sforzarmi e portarlo a termine. Ora non c'ho più tutta quella voglia e soprattutto quel tempo da investire per terminare al 100% un gioco che ho amato tantissimo, che mi è piaciuto veramente tanto, ma che l'ultimo apostrofo in un panorama che comunque mi ha portato via 30 ore, insomma, non mi avrebbe dato poi tutto questo riconoscimento. Ciao Farenz, come ti dissi un po' di tempo fa, ho iniziato la saga di Assassin's Creed, passando dal primo ho finito anche la trilogia di Ezio, molto bello. Ora viene il 3, che avrebbe dovuto essere il capitolo finale. A questo punto mi consigli di fermarmi o di andare avanti con il resto della saga in futuro? Alcuni mi hanno detto di fermarmi, anch'io ti consiglierei di fermarti, quantomeno per il momento, anche perché se hai già giocato 5 Assassin's Creed di fila, forse ne avrei anche un po' la borsa piena, io non andrei avanti più di tanto. Gioca ad altro e poi più avanti andrei avanti con i capitoli usciti dopo. Ciao Budweiser, ciao Persicchiotto. Citazione al film storico Il piccolo grande mano dei videogames, l'avrò visto 100 volte. No, 100 volte no, io non credo di essere arrivato a 3. Anche perché non avrebbe senso continuare a vedere. Detto ciò, arrivo subito. Vi lascio un attimo da soli, fate i bravi, che ritorniamo in casa. Torniamo in casa perché comunque qua fuori col sole che mi batte sulla capoccia e soprattutto sul Mac che sento orca madosca piuttosto però ci giriamo dall'altra parte che almeno opla si ricorda di reidratarsi, grazie Bez. No, Persicchiotto, pardon, Bez. Ragazzi, nessuno tira il cancellino, non si pronuncia. Ciao Perseus, tutto bene, grazie. Nel momento mi trovo in un momento che non so cosa giocare. A dire la verità, sono come stavo dicendo prima, e adesso introduciamo l'argomento successivo, Super Mario, anch'io sono in un momento un po' strano, perché in buona sostanza ho giocato Mario a parte nel giro degli ultimi, diciamo, 2 mesi a tantissimi giochi indie. Tantissimi. Praticamente sto giocando solo ad indie. E... ne ho un po' la borsa piena, quindi ieri sera parlando con degli altri ragazzi presenti al raduno, dicevo, ma figa, passerei a qualcosa di un pochino più cicciotto, qualcosa di... qualcosa di un pochino più corposo, diciamo, e diciamo che in lizza tra tutti... i giochi che già ho o che ho nei servizi eccetera, quello che intravedo come titolo che prima o poi vorrei ricominciare, in questo caso c'è Cyberpunk. Tuttavia non è il momento di giocare un gioco così lungo, lo so, perché quando viene l'estate, vabbè che adesso appunto come vi dicevo prima sono in un periodo abbastanza pregno di lavoro, quindi non avrei nemmeno troppa testa per potermi sbattere su un gioco come Cyberpunk, ma soprattutto poi comunque è un gioco che ho lì e che prima o poi appunto riprenderò in mano. Non ho tutta questa fretta, diciamo, di riprendere in mano Cyberpunk, però lo farò sicuramente, probabilmente entro la fine dell'anno. Parlando quindi con Black Prince, che proprio ieri quel pezzo di merda ha finito Dredge, lui decantandolo in maniera anche piuttosto positiva, ma proprio nel senso che gli è piaciuto molto, finché io non capivo questo suo piacere nel giocare a Dredge, che io avevo cominciato non più tardi di 2 mesi fa, proprio in questo mio periodo di giochi indie, ma che, ahimè, ho abbandonato per noia nel giro di 3-4 ore. E parlandone con lui, insomma, mi diceva, ma no, ma guarda che la storia ti porta a esplorare di qui e di là, oh figa, non capivo come cazzo fosse possibile che io mi fossi arenato su un gioco che comunque mi interessava, a
appunto tale da averlo comprato pagandolo 20 bombe, e che poi una volta, come si dice, pedal alla mano, invece non mi ha dato tutta questa esperienza positiva. Bene, oh, mi sono fidato di Black Prince, stamattina l'ho ricominciato, oh, mai successo in vita mia che in un'ora e mezza io sia riuscito ad andare avanti di più rispetto a quel quantitativo di tempo che avevo investito alla prima volta che l'ho cominciato. Ma non capisco come sia possibile che io abbia sbagliato probabilmente l'approccio al gioco nella mia prima, non nella mia prima run, nel mio primo inizio di run. Grazie a Fede per i 26 mesi. E quindi figa, oggi alla fin fine, tra stamattina e un po' dopo pranzo così, ci ho giocato 3 ore, ma sono già molto più avanti rispetto a dove l'ho mollato la prima volta. E effettivamente, andando avanti, il gioco comincia a prendere piede, aumentano le, diciamo, le missioni che ti vengono proposte, quindi aumentano i cazzilli da recuperare per poter migliorare la nave, i poteri che l'altra volta manco avevo visto, quindi tutta una serie di, se vogliamo, componenti, prendete un po' con le pinze questo termine, componenti ruolistiche che stanno facendo crescere in me quella sensazione da droga, da gioco che veramente mi intrippa a tal punto che anche in questo momento che sto parlando con voi da 40 minuti con la testa sono su quella barchetta lì di figa. È normalissimo, non sai quanto spesso mi capiti, infatti non demordo mai con alcuni titoli, so che spesso è colpa del periodo, infatti quando li riprendo più avanti me li godo il triplo. Ecco, a me diciamo che capita rarissimamente di riprendere in mano un gioco che ho abbandonato, perché in genere se arrivo al punto di abbandonare un gioco vuol dire che o che il titolo mi sta annoiando e nel frattempo è uscito qualcosa o mi è venuta una voglia maggiore di giocare a qualche altro titolo, oppure la situazione nei miei confronti è talmente tragica che decido basta, non ne voglio più sapere. In questo caso, figa, appunto, un po' spronato dalla chiacchiera con Alessandro, mi è proprio tornata la fregola quantomeno di volerlo riprovare, e ora come ora la situazione infatti è estremamente positiva in merito. Ciao Farenz, hai giocato a Tearaway? Lo ha consigliato Dario Moccia, lo avrà consigliato anche Dario Moccia, ma Tearaway fa parte di una mia flop 10 di 10 anni fa, non ho idea dell'anno in cui uscì. Io l'ho giocato su Vita ed è stato uno dei giochi peggiori che ho giocato sulla console, su quella console, calcolando che i giochi che ho giocato su quella console non credo arrivino a 10, potete immaginare che fior fior di gioco possa essere. Scusate, è arrivato in ritardo, di che titolo sta parlando Farenz? Di Dredge. Dredge è solo inglese, giusto? Assolutamente no, sto giocando in italiano, cioè è solo testi, ma in italiano. Beh, se l'ha consigliato Dario, puntini puntini, ok. Quindi ecco, Dredge è il titolo che sto giocando ora e che voglio portare avanti in questi giorni. Nel frattempo però ho giocato anche ad altri titoli. Dopo Mario ho cominciato un titolo che avevo acquistato 3 settimane fa, mi sembra, che è Steam World Dig 2, seguito di Steam World Dig. E questo è già una recensione, perché Steam World Dig 2 è esattamente lo stesso gioco, un pochino più ampliato, un pochino più vario. Diciamo che secondo me Steam World Dig 2 è come sarebbe dovuto essere il primo Steam World Dig, che poi magari forse per necessità di dover uscire un po' alla svelta così è stato un po' scremato di alcune caratteristiche, ma le caratteristiche non riguardano solamente degli accessori in più in meno rispetto al primo, quanto soprattutto a livello di ambientazioni. Cosa vuol dire? Che probabilmente l'unico difetto che mi sarei permesso di muovere contro a Steam World Dig
fu proprio l'ambientazione, molto piatta, molto omogenea per tutta la durata del gioco, a tal punto da essere fin un po' troppo ripetitiva, ok? Con il 2 parti subito con una situazione similare alla prima, un po' come una sorta di ponte tra i due giochi, e poi cominciano a esserci comincia ad incontrare delle ambientazioni un po' più varie, che alla fine, ripeto, è quello di cui forse è l'unica cosa di cui aveva bisogno il primo titolo. Come gameplay, come meccaniche, siamo lì, quindi un gioco molto semplice, ma anche molto entusiasmante, secondo me, da questo punto di vista. È un titolo che ci sta. È un titolo di cui sentivo la necessità? Probabilmente no, nel senso che il primo Steam World Dig probabilmente mi aveva già dato tutto quello che un gioco del genere poteva darmi. Detto ciò, diciamo che giocare ora una versione più completa del primo titolo mi fa abbastanza piacere. Per rimanere sempre in tema di versioni più complete del gioco originale, vi parlo anche velocemente, perché tanto non ho tantissimo da dire, di Cat Quest 2, che è un altro titolo indie che ho giocato lo scorso weekend e che ho terminato tra sabato e domenica. Nonostante le ore che ci ha picchiato su non sono state poche, ma la settimana scorsa veramente mi sono sbragato la faccia di videogiochi. Ahimè, mi sono sbragato la faccia di Cat Quest 2. Molto carino, molto simile al precedente. È lo stesso identico gioco con due novità. La prima è che si tratta dello stesso gioco, ma spalmato su una mappa molto più grande, abbastanza più grande, ma le cui ore di gioco necessarie per poterlo completare, e in questo caso completare anche al 100%, sono state meno rispetto alla durata del gioco originale. La seconda novità, che poteva anche non starci, ma è tutto sommato un'implementazione apprezzabile, è la cooperativa offline. Cooperativa offline che non ho provato, in quanto non ho amici che vengano a casa mia perché verserei loro addosso dell'olio bollente dal balcone. Non ho avuto amici e nemmeno do in mano i Joy-Con alle bambine per giocare con me, perché dopo succede l'irreparabile. Quindi ho giocato da solo, ma giocandolo in single player avete sempre a disposizione anche il secondo giocatore che viene mosso dal computer, ma che potete continuare a scambiare. Cosa vuol dire? Che almeno per come ho affrontato io il gioco, ho giocato con il mio personaggio specializzato, diciamo, nella carriera di mago, mentre il coprotagonista era il tank, il guerriero. E spesso mi è capitato anche di scambiarli per affrontare il gioco, affrontare i nemici, magari dei nemici specifici che col mago erano più ostici da buttare giù, li ho giocati col tank, quindi carina la possibilità di avere a disposizione due personaggi. Non ho avuto voglia di giocare a Cat Quest 2 proprio perché era fin troppo simile al primo. Il primo mi era dispiaciuto, però verso la fine mi aveva annoiato. Oddio, stiamo parlando comunque di giochi tutto sommato piuttosto brevi. Capisco comunque che il primo e anche il secondo, volendo, possa annoiare, perché alla fine della suonata quello che devi fare è quello, cioè farmare, 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 missioni, missioni, missioni principali, secondarie e caverne da esplorare per andare a beccarti gli equipaggiamenti migliori. È un gioco, è poco più di un gioco da cellulare. Ok, però è molto carino. Di storia, della storia non vi posso parlare perché altro elemento in comune, attenzione, tra il primo e il secondo è l'elemento narrativo. Elemento narrativo di cui non mi è fregato un cazzo né nel primo né nel secondo. Ho giocato questi due giochi esclusivamente per il gameplay, per il divertirmi giocando, non per seguire la storia di gatti contro cani o di cani contro gatti. Carino, ok.
è stata di una leggerezza apprezzata tanto, molto interessata alla quantità di armi e armature, finito, ma non al 100%. Il primo neanch'io, il secondo sì. Bene. Dopodiché, guardate, tra l'altro, apprezzate anche questa sorta di ponte tra i vari giochi che vi sto sciorinando. Quindi, dopo avervi parlato di SteamWorld Dig 2, quindi secondo titolo molto simile al primo, parlando di Cat Quest 2, quindi con un secondo titolo molto simile al primo, parlando quindi di due giochi con una trama veramente poco interessante, parliamo anche di un altro gioco che ho acquistato ad inizio della settimana, che ho terminato ieri, e sto parlando di Dungeons of Dreadrock. Che cos'è? È un altro gioco indie, un altro gioco quasi per... anzi, è per cellulare, perché è presente anche per cellulare, comprato a euro 1 e che mi ha saputo intrattenere per questi 3-4 giorni con un gameplay, diciamo, non dico originalissimo perché non lo è, ma quantomeno è un titolo che non, il cui gameplay cioè fa parte di una categoria che non gioco così spesso, potrei dire anche un ahimè. Che cos'è Dungeons of Dreadrock? Sono semplicemente 100 livelli di un gioco ambientato in livelli a dungeon, quindi con vista a volo d'uccello, alla Zelda, ai primi Zelda, diciamo, e tu devi capire come arrivare alla porta di ogni livello. Ovviamente quasi tutti i livelli ti propongono qualcosa di nuovo, quindi è una sorta di... è un gioco è un puzzle game in sostanza, in cui c'entra il tempismo, c'entra la strategia ovviamente da capire, da poi adottare per poter portare a termine quel gioco lì. In alcuni livelli è totalmente incomprensibile capire come fare, ma sparsi nel livello sono presenti indizi, sono presenti a volte anche delle pergamene che vi danno degli indizi su come fare a portare a termine quel livello specifico. Sono presenti anche in ognuno di questi 100 livelli degli aiuti che potete utilizzare a vostro piacimento nel momento in cui proprio non riuscite a cavare un ragno dal buco. E su 100 livelli ne ho superati, grazie agli aiuti, al massimo 5, giusto per darvi un'idea della difficoltà generale. Quindi vuol dire che per quei 5 lì occorreva essere veramente Stephen Hawking, come dicevamo prima, o più semplicemente uno sviluppatore del gioco. Come hai detto che si chiama? Te lo scrivo qua. Dungeons of Dreadrock. Ok? Ciao i Farenz. Ma invece Animal Well? Allora, Animal Well è un titolo di cui ignoravo l'esistenza. È un titolo che ha portato in auge il buon Pappe alcuni giorni fa in chat su Telegram. È un titolo che ho guardato proprio perché l'ha consigliato Pappe, e non solo proprio perché l'ha consigliato Pappe, avevo già dei timori in merito, ma poi avendone visto dei video ho detto no grazie, mi piace la figa. Un dungeon crawler, esatto. Scusa Farenz, hai giocato a Rage 2? Non che io ricordi. Mi ricordo di quando parlasti del primo sulla... No, non l'ho mai... Del primo sulla vecchia Flop 10. Non so se prendere il secondo per vedere come continua. No, non l'ho giocato. Ciao Faren, sto giocando al primo Sly Cooper che hanno messo nello store in questi giorni. Tu che ne pensi di questa saga? La saga di Sly Cooper è una saga perfetta per l'epoca in cui uscì originariamente. Faceva parte di quel, se vogliamo, trittico... di pseudo mascotte Sony, Sly Cooper, Ratchet & Clank e Jack and Dexter, ognuno con delle caratteristiche peculiari, ma che comunque di base avevano questa sorta di componente platform che li accomunava, secondo me. Bello per quel periodo, oggi forse sarebbe un po' fuori tempo massimo, a meno che non dovesse uscire un nuovo Sly Cooper per mano di un team indie, ecco. Restando a tema giochi indie solo gameplay, c'è Wilmot Warehouse, 6-7 euro su Switch. Si procede all'acquisto? Figa Luca, io ti prenderei a schiaffi nel sedere. Ne ho parlato proprio ad inizio anno di questo gioco perché mi è piaciuto veramente tantissimo. A patto che tu sappia bene a cosa stai andando incontro.
È un gioco di riordinare un negozio stilizzato. Quindi nel momento in cui sai che si tratta di accatastare roba per poterla poi portare ai tuoi clienti in un tempo massimo con un timer, ti piacerà. Se la cosa ti crea sgomento, non procedere. Ciao Farazzarivo, ora farai live a Empiresca e Cervesi? Se sì, quando? Scusa l'off topic. Assolutamente sì, tutti i giorni a partire dal... Figa, non mi ricordo mai, credo di andare in ferie, cioè di andare a Cervia l'11 agosto, domenica 11 agosto, quindi dal 12 mattina, lunedì 12, tutte le mattine alle 6 si va in giro. Ah, ho visto la storia su Instagram, Osanna è Osanna, ok. Grazie Marco per l'iscrizione. Ragazzi, so che Fare non è tanto amante di Dragon Ball, ma ha detto qualcosa su Sparking Zero? No. Ok, non so se hai visto, ma il platform 3D indie sta tornando di moda. Sì, abbastanza. Si vede che la gente è cresciuta con quel genere, si è messa abbastanza grande per creare giochi, può essere. Ciao Farenzi, per te in questi primi 6 mesi dell'anno sono usciti giochi che definiresti fantastici? Io no, però mi interessa Paper Mario che prenderò. Allora, attenzione perché hai utilizzato, Casting Power, un termine su cui c'è da argomentare, cioè sono usciti. Se per usciti intendi titoli usciti in questi primi 6 mesi, allora ti rispondo non lo so, perché in questi primi 6 mesi dell'anno non credo di aver mai giocato a dei giochi usciti al day one, e che se vogliamo da una parte vuol dire anche che non sono usciti titoli che mi interessava così tanto giocare al punto tale da volerli giocare appunto al day one. Però mi è capitato di giocare titoli fantastici, sì, tipo Super Mario Wonder, ma che però appunto non sono usciti in questi ultimi 6 mesi. Non condivido molto questo ragionamento, grazie specialmente, sono molti generi datati che stanno riprendendo piede, per me non c'è una data di scadenza per un genere se ben fatto, ci può stare. Ciao Roxas, Apple Arcade giochi a qualche cosa? No. Spettacolo di ritorno delle Vampire Esque Estive, ma certo, prima ci sentivo, ora sono sordo, grazie. Di recente ho rigiocato Rayman 2 e 3, li ho divorati nonostante i 20 anni addosso. Vabbè, ma quello perché sei un cazzo di nano, sei un bambino, e quindi li hai giocati con gli occhi di un innamorato di quei giochi lì. Cioè, se io li giocassi adesso, no, ma neanche se io li giocassi adesso. Secondo me se uno li giocasse adesso, mai avendoli giocati prima, non credo ne sarebbe poi così contento. Di base però, già se tu mi dicessi Rayman Origins e Rayman Legends, secondo me già più si avvicinano a quella sorta di gioco moderno, platform, che a tutti quanti piace. Mi sono strappate le orecchie, bene. Un amico mi ha consigliato Exiled Kingdom per cellulare. No, lo conosci? Ma chi, il tuo amico? No, non conosco né il tuo amico, credo, e di sicuro non conosco Exiled Kingdom per cellulare. Già faccio fatica a star dietro ai giochi per console. Figuriamoci anche quelli per cellulare. Ma no, figa, no, no, no! Andiamo avanti. Ecco, quindi, sì, ora credo di aver terminato il mio excursus sui giochi giocati, diciamo, nelle ultime 2-3 settimane. Giocati e anche portati a termine, tra l'altro. Dave the Diver, lo hai giocato, ne parlano bene. Allora, Dave the Diver è una situazione estremamente particolare. Perché? Ne ho sentito parlare benissimo, bene? Poi è uscito su Switch con la sua bella demo. Scarico la bella demo e mi rendo conto che è bravo ma non si applica. Cioè, gli mancava quel qualcosa per farmi innamorare. Al punto tale che in wishlist avevo sia Dave the Diver che Dredge e ho optato per Dredge con tutti i cazzi e mazzi di cui abbiamo parlato fino a poco tempo fa. Detto ciò, Dave the Diver poi esce sul Plus. Quindi io, felicissimo, ho detto, lo gioco direttamente lì. Boh, da quando è sul Plus non l'ho più preso in considerazione, anche perché appunto nell'ultimo mese, forse anche di più, non ho più acceso la PS3, la PS5 e l'Xbox. Ho giocato solo su Switch.
Però, sempre tornando alla demo di Dave the Diver, ho come avuto l'impressione che dalla demo non si capisse tutte le potenzialità del gioco. Se vogliamo, in parte anche giustamente, forse è stata una demo un po' farlocca, nel senso che non ha saputo coinvolgermi completamente, come se mancassero delle parti fondamentali, come per dire guarda che c'è da fare tutto anche questa cosa qua. È comunque un titolo che sto tenendo sempre d'occhio. Hai già scelto che gioco da ombrellone porterai a Cervia? Qua ti bacchetto, Elisabetta, attenzione, perché va bene chiamarlo gioco da ombrellone, ma mai e poi mai giocherei sotto l'ombrellone, più che altro perché avrei paura che al primo bagno in mare verrebbe qualcuno a incularmi. Lo Switch, ovviamente. Quindi, gioco per ombrellone, quindi gioco da Cervia, ti direi sì, ma sono uno stronzo, perché alla fine mi sono comprato recentemente SteamWorld Dig 2, Cat Quest 2, Dungeons of Dreadrox, e ho detto, bon, questi qua sono tutti titoli che compro adesso perché sono in offerta, li ho pagati da 1 a 4 euro, tipo, l'uno. E ho detto, li gioco quest'estate e poi mi sono messo a giocarli adesso e li ho già finiti. Quindi, in previsione di quest'estate su Switch, a parte che credo che mi porterò dietro anche Steam Deck, non ho ancora deciso cosa giocherò. Provate la demo di Inazuma Eleven? No, non ci penso nemmeno. La mia TV ha ancora problemi? Sì, a giorni alterni. Tuttavia sono saltate fuori dalle spese un po' impreviste negli ultimi 15 giorni che mi hanno fatto posticipare a data da destinarsi l'eventuale decisione sull'acquisto di un televisore nuovo. Strano, solitamente i giochi escono sugli abbonamenti dopo che li hai comprati. È appena comunque capitato con Dredge, che a distanza di meno di 2 settimane dal mio acquisto, 20 euro, ricordiamolo, 19, pardon, è uscito sul... non mi ricordo se sul Pass o sul Plus. Farenz, essendo tu un Nintendaro, la cosa ti fa onore, che ti aspetti dalla nuova Switch? Allora, BD Slima, bene o male questo argomento salta fuori ad ogni cazzo di live che faccio, indipendentemente che sia in casa, indipendentemente dal fatto che sia in giro a far ballare i piedi. Quindi oggi eviterei, riassumo con: mi aspetto che Nintendo produca una console molto molto simile allo Switch, in parte più o meno ufficialmente l'hanno già confermata come cosa. Tutto sommato mi aspetto comunque qualche elemento nintendoso nuovo sulla nuova console, ma di base mi aspetto comunque un'evoluzione dello Switch. Sarebbe anche un po' scellerato, segnatevi scellerato, non cavalcare il successo che ha avuto Switch. Bravo Splatform, così si fa, 31 mesi. Tutto sommato, io, come credo anche Nintendo, mi aspetto che lo Switch 2 non venderà mai tanto quanto il primo Switch. Il primo Switch, che se va avanti così diventerà anche la console più venduta della storia dei videogiochi, cosa fa assolutamente onore a Nintendo, superando la PlayStation 2 che per ora è ancora il primato. Lo Switch in questi ultimi 7 anni e 3 mesi da quando è uscito ha inanellato tutta una serie di fortunate coincidenze, ma anche volute, quindi studiate a tavolino, per far sì che diventasse una console con questo successo. Oggi, o anzi l'anno prossimo, quando teoricamente dovrebbe uscire questa figa di console nuova di cui parliamo da 3 anni ormai, non è più una situazione, non è più lo stesso mercato di inizio 2017. Quindi anche solo per quel motivo lì, banalmente, non potrà eguagliare le vendite della Switch. Te stai ancora con l'iPhone 8? Non ho mai avuto un iPhone 8 in vita mia. Black Friday è una delle occasioni migliori per cambiare TV. Non lo escludo a priori.
La soluzione è togliersi tutti gli abbonamenti e giocare tutto quello che si ha nella pila delle cose arretrate. Almeno io faccio così, poi si vedrà. È sicuramente una soluzione interessante, Casting Powers. Peccato che per me, cioè, c'è poca differenza tra avere un gioco all'interno di un servizio in abbonamento, diciamo che ho pagato, sparo una cifra a caso, 80-100 euro ad inizio anno che mi dura 12 mesi, oppure trovarmi l'occasione che mi fa acquistare un gioco a 1 euro, 3 euro, 5 euro scontato sullo store della Nintendo. È comunque un gioco che mi viene voglia di giocare vista l'occasione. Ok, per farmi contento basterebbe uno Switch 2 uguale come feature ma più potente, figa, ma va, certo, è quello che bene o male ci aspettiamo tutti quanti. Io gioco a stento quei 10 giochi all'anno, quindi conviene prenderli fisici piuttosto che fare abbonamenti che non sfrutterei. Ci sta. All'ultima conferenza Microsoft, qual è stato il titolo che ti ha colpito maggiormente? Domanda che probabilmente ti avranno posto in miliardi, credo di averli già dimenticati tutti. Il titolo che mi ha colpito maggiormente, ma diciamo che colpito è una parola grossa, incuriosito Gears of War E-Day, per i motivi di cui vi parlavo ad inizio live. Hai mai giocato Blue Dragon? No. Magari un reboot di Sly Cooper ci sta. Secondo te ha ancora senso Serie S nel 2024? Secondo me sì. Xbox farà una sua portatile? Secondo me no. Calcolando che non Xbox, ma che Windows è già presente su 27.000 tipi di console portatili, Roguelai e tutte le altre, Xbox stessa, cioè Microsoft stessa ha già in vendita dei computer portatili o dei tablet su cui puoi far girare il Game Pass, che è quello che vogliono venderti, quindi secondo me non ha assolutamente senso entrare nel mondo delle console portatili, come dire, vere e proprie. Cioè Microsoft nel mondo portatile è già presente in maniera più che sufficiente. Non so se è stato da un argomento già trattato da te, ma quale gioco aspetti di più tra quelli presentati nelle conferenze della scorsa settimana? Credo nessuno. Sempre se le hai seguite, le ho recuperate quasi tutte, tranne quella di Ubisoft che ho visto in diretta. Darei una chance al prossimo Doom? Figa, Dio Cristo, me l'avete chiesto 10 minuti fa. Gli ultimi due sono stati uno meglio dell'altro, personalmente. E se ti capita di recuperare questa live, ho spiegato il perché non sono d'accordo con te sul fatto che siano stati uno meglio dell'altro. Cosa pensi dei nuovi modelli di Xbox? Penso che siano necessari al fine di venderti ancora dell'hardware, ma che non siano poi così necessari ai fini dei videogiochi. Lost in Random per caso l'hai mai giocato? No, Lost in Random ce l'ho nella wishlist dello Switch da tempo immemore. Se non ricordo male dovrebbe anche essere all'interno del Game Pass. Ce l'ho lì perché mi ricordo che Ale Ferreri me l'ha consigliato almeno 2 anni fa, ma tutte le volte che lo vedo o sul Game Pass o che me lo vedo in offerta nella mia wishlist dello Switch, vado a vedere i video e dico: Cristo, ma questo gioco molto probabilmente a me farà cagare, però non ho il coraggio di toglierlo da dai vari giocalo dopo, dalle wishlist. Ciao Fares, buona America a te e a Family. Nelle ultime conferenze ho davvero apprezzato il trailer di Mixtape dallo studio Annapurna. Se, cosa ne pensi dei titoli di questa, a mio avviso, validissima software house? Ecco, per me il difetto principale di Mixtape è proprio che arriva da Annapurna, di cui non sono proprio un grandissimo fan. Però, più in generale, preferisco prendere sotto mano ogni singolo titolo e poi giudicarlo una volta provato. La serie X All Digital è un po' ridicola, stesso design e quindi dimensioni, pur avendo un terzo di hardware, un terzo vuol dire che il lettore rappresenta un terzo, ok? Perché è un po' ridicola? Cioè, spiegami perché è un po' ridicola questa cosa. Sono pezzato? Pochino. Bello il quadro dalle mucche, dove l'hai preso? In un negozio qua a Cremona, perché è un quadro che rappresenta si chiama la Via Lattea, perché il nero delle mucche viene fatto corrispondere al cielo stellato, essendo Cremona basata su
una forte componente di agricoltura e di allevamento, rappresenta bene la nostra città. Pentiment invece l'hai giocato? No. E più o meno il discorso è lo stesso di Lost in Random. Ma alla fine era 2.1-2.0. Oh! Vabbè che c'è ancora la gente che dice che lavoro per Sony dopo 16 anni, quindi ci sta anche che venga ripresa questa mia elegante battuta di 4 anni fa. Fare l'unboxing di Switch 2 su YouTube quando uscirà? Assolutamente sì. E combinazione, ne ho parlato ieri con Birbone, probabilmente lo faremo insieme. Fare un nuovo impiegato dei musei artistici cremonesi. Va bene. Ragazzi, è 1:10 che siamo in live, quindi è arrivato il momento di salutarsi. Ok? Io vi ringrazio per essere passati di qua anche oggi. Il prossimo appuntamento, attenzione, potrebbe essere già domani. Già domani. Vediamo. Dunque, questa settimana sicuramente non sarò in live. Giovedì e venerdì. Giovedì perché ho l'appuntamento di presentazione della scuola elementare a cui l'anno prossimo, anzi a settembre, la Stella si iscriverà. No, l'abbiamo già iscritta, ma comincerà a frequentarla, quindi pensate, la Stella comincia ad andare alle elementari. E venerdì invece c'è al pomeriggio alle 3:30, un orario comodissimo, la festa di fine anno della Maya, fine camp di inglese della Maya, le 3:30 sull'asfalto, sotto il sole, sarà un piacere. E in più, attenzione, alla sera prendo la Erika e andiamo a Milano per un concerto, minchia, di Gigi D'Agostino. Figa Gigi D'Agostino! Queste sono quelle esperienze da quarantenne che mai avrei fatto in vita mia e che però l'hanno detto alla radio, la Erika fa... Ma non sai che non sarebbe neanche del tutto brutto andarci? Ho detto, hai presa figa! All'Huracan Dome. Ciao Farnes, buona domenica. Bene, quindi lunedì e martedì probabilmente saremo insieme, domani probabilmente da casa, martedì invece facendo 4 passi, mercoledì vediamo e giovedì e venerdì invece no, massimo ci si rivede al weekend. Comunque sia, prestate sempre... Perché quando meno ve l'aspettate, tac, arriva il vostro bel cremonese. Un bacione a tutti e buona serata. Rumori di rumeni sotto casa mia.